Ciao e benvenuti in un nuovo video dalla Lituania. Oggi parliamo di un argomento che potrebbe suscitare delle polemiche, ossia come guidano i lituani? Innanzitutto vi chiederei di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale perché siamo vicini ai 500 iscritti, potremo ovviamente diventare ancora più indipendenti se raggiungiamo i 500 iscritti velocemente e questo mi riempie chiaramente d'orgoglio, quindi grazie ancora a coloro i quali mi seguono assiduamente, lasciano i commenti e iscrivono costantemente al canale, lasciano tanti like, quindi per favore a voi non costa niente, iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici per tutti i nuovi video sulla Lituania e ricordatevi che io ho un altro canale che si chiama Tech Barf, vi lascio il link qua sotto, dove provo tutti i gadget tecnologici che ovviamente mi capitano per le mani, ma non solo, facciamo anche recensioni di album, cose che hanno a che fare con la tecnologia, ma magari sono apparecchi musicali o tante altre cose. Insomma, due canali abbastanza diversi tra di loro, ma che stanno crescendo e questo mi fa molto piacere. Ma torniamo all'argomento di oggi, come guidano i lituani? Allora, vivo in Lituania da tantissimo tempo e posso dire che non sono un grande esperto guidatore, anche se in Italia facevo qualcosa come 60-70 mila chilometri l'anno in auto, qui ne faccio molti meno, qui siamo intorno ai 10-12 mila chilometri l'anno, anche perché la macchina mi serve solo ed esclusivamente per spostarmi, per o accompagnare qualcuno in città o fare qualche raro giro per la Lituania, magari andare al mare, sono 300 km di distanza. Quindi non uso più la macchina come prima. Ma come guidano i lituani? Allora, non è un luogo comune, è una cosa anche che è corroborata dalle statistiche, i lituani guidano abbastanza male. Ovviamente alcune cose sono soggettive, perché chiaramente se si chiede in giro cosa significa guidare male, ciascuno dà una propria interpretazione del guidare male, e poi però ci sono le statistiche, e quelle sappiamo che non mentono, no? Le statistiche dicono che per anni, ovviamente dopo la liberazione dall'Unione Sovietica, la Lituania è stata purtroppo in testa alle classifiche come uno dei paesi dove succedevano più incidenti mortali, per esempio. Le cose sono andate migliorando con gli anni, anche perché le scuole guida hanno dato un giro di vite. Prima molto probabilmente non vi era quell'attenzione creare incidenti, ma molto è dovuto anche alla mentalità delle persone. E mi spiego, l'ho già detto forse in un altro video, la mentalità delle persone qui è quella di seguire pedissequamente le regole. Ecco, voi sapete che per esempio in Italia una delle prime cose che coloro i quali vi insegnano a guidare vi dicono, cioè i maestri di guida vi dicono, è mi raccomando non fare incidenti. Qui invece c'è la tendenza a dire vabbè ma io ho ragione e poi vado a sbattere contro il muro anche se ho ragione, quindi faccio del male a me stesso e magari a qualcun altro o sfascio la macchina. Ecco, questa è una delle principali caratteristiche che contraddistinguono il modo di guida lituano. Quindi, esempio, c'è scritto andare a 50 km orari e io vado a 50 km orari, anche se questo provoca un caos, nel senso che rallentamenti di questo tipo, io devo andare a 50 km orari perché c'è scritto e quindi devo andare. Oppure, non so, a me è capitato di vedere, cosa abbastanza incredibile, una persona che taglia la strada a un altro, questo qui invece di frenare dice ma io ho ragione e boom, gli va addosso. Mi è capitato più di una volta, quindi all'inizio pensavo fosse un qualcosa di strano, no? Un po' bizzarro, e poi invece ho capito che la gente qui si comporta in questo modo. Io ovviamente prendo in giro i miei amici lituani che guidano in un certo modo, però queste sono modalità che sono insite nel modo di pensare. Vi faccio un esempio molto banale che non arreca danno a nessuno tranne a coloro i quali seguono questa regola. Alle scuole guide viene insegnato come parcheggiare la macchina e una delle cose che insegnano ai lituani è parcheggiare, per esempio in un parcheggio, no, in retromarcia, in modo da avere la parte della macchina, la parte dietro della macchina che appoggia sul marciapiede. Questo perché ti dicono, beh, poi così quando esci dal parcheggio, no, sali in macchina, metti in moto e vai automaticamente fuori, esci dal parcheggio.
E questo è vero, è ovviamente un modo di fare, tranne che quando per esempio sei nel parcheggio di un supermercato. E quindi vedi che arrivano tutti e parcheggiano in retromarcia e appoggiano la parte dietro delle gomme al marciapiede, ok? E dall'altra parte c'è un'altra macchina, ovviamente. Poi cosa fanno? Prendono il carrello della spesa, entrano nel supermercato e quando escono non possono caricare la macchina nel bagagliaio. Perché il bagagliaio è nella parte opposta vicino al marciapiede, ma loro non possono entrare tra le due macchine perché c'è magari un'altra macchina parcheggiata da un fianco e dall'altro e dietro c'è un'altra macchina ancora. Quindi vedi queste povere persone che fermano il carrello davanti, magari poi il terreno è in discesa, il carrello comincia a passeggiare per il parcheggio del supermercato e soprattutto quando c'è tanta neve o quando nevica o quando piove. Loro continuano a spostare i sacchetti della spesa dal carrello al bagagliaio della macchina, facendo anche abbastanza fatica, urtando le macchine vicino per poter porre i sacchetti della spesa nel bagagliaio. E questo semplicemente perché loro continuano a seguire le regole di come si deve parcheggiare l'auto. Gli hanno insegnato così, continuano a fare così. Quindi non adattano il proprio stile di guida alla realtà. Quindi a volte ci sono queste bizzarrie, oppure ancora, l'ho detto più di una volta, si fa un piccolo incidente, niente, tutto bloccato, la strada occupata perché loro non si preoccupano di fare la constatazione amichevole, per esempio. Scendono dalle macchine, chiamano la polizia e aspettano 30, 40, 50, un'ora, minuti, un'ora, perché arrivi la polizia e faccia tutti i rilievi. Non si sognano di scrivere una constatazione amichevole. È chiaro, voi potete dire, vabbè, vogliono essere sicuri che poi le assicurazioni paghino. Sì, però capite che magari nell'ora di punta bloccare tutto il traffico perché io ho semplicemente tamponato quello davanti fa veramente ridere. Soprattutto, ecco, la mentalità ti porta a fare in modo che un tuo problema o un problema di due persone diventi un problema di tante persone perché poi si creano code di una, due, tre ore magari di traffico e quindi tu fai arrivare in ufficio in ritardo o fai arrivare a prendere i bambini in ritardo decine di persone solo perché tu non hai voglia di fare la constatazione amichevole. Il guidare male è soggettivo, ti dicono tutti. Chiaramente bisogna adattarsi, no? Quindi vedi anche cose che ti lasciano molto perplesse. Strada normale ti superano a destra semplicemente perché tu stai andando troppo piano, secondo loro, ovviamente. Oppure si piazzano sulla corsia di sorpasso e vanno a 50 km/h quando potrebbero andare a 60-70 semplicemente perché io posso stare sulla corsia di sorpasso. L'altra cosa che a me stupisce sempre tanto è che non ci sono praticamente i controlli di polizia per chi fa aumentare il traffico, per esempio. Macchine che vanno troppo lentamente non vengono punite, la polizia non ferma nessuno se un'auto è troppo vecchia e quindi emette fumi inquinanti. La polizia è semplicemente interessata al fatto che tu non beva e ti metta alla guida. Tutto il resto per loro può anche passare. Oppure ti inseguono nel momento in cui tu superi i limiti di velocità in maniera scandalosa, ma quello vabbè, dappertutto fanno così, no? Quindi se anche le regole vengono fatte rispettare un po' così, ci sono delle regole che vengono fatte più rispettare e si è molto più severi e delle regole che proprio non vengono neanche fatte rispettare, la gente si sente autorizzata a fare un po' quello che vuole. Ecco, io vorrei sapere da voi, che magari siete stati in Lituania, che avete guidato fino in Lituania, cosa ne pensate? Cosa ne pensate, per esempio, del rapporto tra come si guida in Lituania e come si guida, per esempio, in Italia, voi che magari avete viaggiato? Oppure se avete una comparazione con altri paesi, per esempio con la Polonia, se siete in Polonia, o con paesi tipo la Francia o ancora la Spagna, la Germania, per esempio, che addirittura in certi frangenti non ha neanche i limiti di velocità. Fatemelo sapere nei commenti, vorrei sentire ovviamente la vostra opinione, senza polemiche e soprattutto pace e bene a tutti, perché chiaramente, come si dice, sono cose soggettive. Ancora un ciao dalla Lituania e alla prossima con il nuovo video. Ciao!